Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Alexi, sono trentina e questo è un dato rilevante perché oggi andiamo a parlare di Trentino, di vacanze e di turisti. Nello specifico, già l'anno scorso avevo girato un video per parlare dell'abbigliamento da montagna perché notavo che c'è una differenza tra l'abbigliamento da montagna che hanno i turisti stranieri e quello che hanno i turisti italiani. Dopo aver girato quel video però mi sono resa conto anche di un'altra cosa, che sfogliando YouTube, tantissimi degli YouTuber che seguono hanno fatto vacanze in Trentino, che prima non facevano. Adesso tra l'anno scorso e quest'anno mi ritrovo veramente una sfilza: vacanza in Trentino, 3 giorni in Trentino, 4 giorni in Trentino, 1 settimana in Trentino, per cui ero curiosa di andare a vedere cosa hanno visto, cosa ne pensano e eventualmente fare uno dei soliti discorsi, delle mie solite tirate riguardo a quello che è la montagna e a come sostanzialmente quella che viene apprezzata dai turisti non è la montagna, ma è un wellness, un centro benessere molto costruito, fatto apposta per il divertimento e su misura del turista, che però allontana da quello che è la natura e non dà neanche il senso. Prima di tutto non dà la misura del pericolo e seconda cosa non dà neanche il senso di quello che può essere trovarsi da soli con se stessi, trovarsi a confrontarsi con la montagna. Lasciate stare il mio italiano, voilà, iniziamo subito col video così non mi perdo e non mi impapero oltre. Provincia di Bolzano questa. Siete carinissime, abbiamo avuto la possibilità. Spiegelai come cena, uova, speck e patate con strudel. Penso fosse la padrona proprio dell'hotel e i prezzi sono un pochino altini, però le porzioni sono abbastanza grandi. I prezzi molto alti, sì, sono una cosa che troviamo un po' dappertutto. Se volete andare a vedere questo lago e non siete abituati a camminare in montagna, fate prima qualcos'altro. Io ho fatto davvero tanta fatica, stavo quasi, ho pianto un paio di volte perché dicevo: perché non ce la faccio? Perché sono così debole? Non riuscivo a regolare il respiro e questo mi faceva fermare all'andata, in salita, ogni tot minuti davvero. Ecco, questa è una cosa importante perché vedo spesso che arrivano i turisti e che si bloccano magari sulle salite perché anche se è scritto percorso facile, bisogna vedere percorso facile per chi. Cioè, se sei abituato ad andare tutti i giorni in montagna, quello lo fai ad occhi chiusi e quindi te lo segnano come facile, dando per scontato appunto un certo allenamento. Se invece sei una persona estremamente sedentaria che fa avanti e indietro in macchina, ho visto gente morirci su quelle, adesso non esageriamo, però comunque chiamare magari l'elisoccorso per tornare indietro, facce devastate che non riuscivano più ad andare avanti, e quella è una cosa pericolosissima. Cioè, se non riesci più ad andare avanti non sei in grado di tornare indietro, quindi quando cominci a renderti conto che non ce la fai, no andare avanti, no tirare fino all'ultimo, considera che devi tenere le tue forze anche per tornare indietro, e questa è una delle cose peggiori che vediamo da queste parti, perché ci sono tanti interventi del pronto soccorso, del pronto intervento, che non sarebbero realmente necessari, quindi c'è gente che si mette in pericolo di propria spontanea iniziativa senza rendersi conto appunto del pericolo, perché insisto, vendiamo la montagna come un parco giochi e quindi al parco giochi tu dai per scontato di salire sulle montagne russe e di scendere dalle montagne russe, cosa che non è, e mi piace che in questo video l'abbiano sottolineato. Anche quella del respiro è una cosa di cui abbiamo parlato altre volte, ci vuole un po' di acclimatazione, cioè se uno è abituato, vive al mare e è abituato a respirare lì, non è così automatico che riesca a respirare anche in montagna, quindi almeno 2-3 giorni prima di iniziare a fare percorsi impegnativi sarebbero consigliati, ma anche su quello ho lasciato un video. Tipici, pappardelle con funghi e speck se non sbaglio, e pappardelle con e cinghiale o cervo, non ricordo adesso al momento, e poi abbiamo preso i canederli con speck, con spinaci, con un formaggio che non potrebbe essere credo gorgonzola, ma non mi ricordo bene. Ho preso un dolce tipico che è questo qui, purtroppo non mi ricordo il nome perché era scritto suppongo in tedesco, Strauben. È questa pasta fritta di un azzurro barra verde acqua con sotto addirittura l'erba, vegetazione, sassi. L'unica nota, diciamo, negativa è che non potete assolutamente avvicinarvi, tutto recintato e vi girate attorno. Questo purtroppo, cioè noi ci aspettavamo. Non so se ho fatto un video anche carezza. Di sicuro ce l'ho su Instagram, però ultimamente
Ci sono dei sentieri, visto, esatto. Non so bene dove possano portare. È stato per vari. Però ecco, cioè, siamo un po' rimasti male appunto perché non ci si poteva avvicinare e fare comunque magari delle belle foto. Sul paesaggio, come potete vedere, è una specie di valle tutta sotto il sole e vedete le montagne in lontananza. Si possono raggiungere, ci sono tanti percorsi. Io e Brian però non avevamo le gambe proprio quel giorno per affrontare la altre camminate. La mia idea infatti era di andare su all'Alpe, trovarsi un posto all'ombra sotto un albero, fare un pranzo lì. Noi ci siamo sempre portati dei panini a pranzo e rilassarci. Gli alberi erano tutti lontani ed erano tutti in discesa o in salita, insomma, dipende da come lo vedi, e ci siamo dovuti mettere tipo in verticale, insomma. In alta montagna è difficile trovare gli alberi perché la parte di bosco arriva fino a una determinata altitudine, dopodiché trovate solo territorio, terreno brullo comunque. E soprattutto un'altra cosa, da noi ci sono tantissime piste da sci, quindi in quel caso gli alberi fanno proprio spianata. Di essere in Italia, innanzitutto non avevamo il bidet in hotel, già quello mi ha molto colpito. E quella cosa del bidet la smentisco perché in genere c'è dappertutto, noi in casa ce l'abbiamo, è un caso probabilmente quello dell'albergo. Posso dire che buono. Nei vari rifugi così l'acqua la pagate anche 3 euro mezzo litro. Sì, l'acqua è molto costosa. Questo è perché siamo abituati a avere turisti che si dimenticano l'acqua e quindi ci si lucra su queste cose. Un po' così, ecco, è stata molto dispendiosa per queste cose. Riva del Garda è una gemma incastonata in cima al lago più grande d'Italia. Il caldo sole di giugno e l'atmosfera rilassata di Riva sono davvero il modo migliore per iniziare il nostro viaggio di 5 giorni in Trentino. Per la sera venire a... Faccio una piccola precisazione, non sarebbe ora ma ora. E soprattutto si mangia un pesce eccezionale. Tra le sue rovine spicca maestosa la sua torre, straordinariamente integra, e dalla sua cima si gode di uno splendido panorama. Bellissimo il castello di Drina, non sapevo fosse di nuovo aperto perché c'era stato, con tutto il maltempo che sta venendo ultimamente, era franata una parte, quella sopra la ferrata, tra l'altro non vi ho fatto vedere neanche la ferrata che secondo me è una delle più belle, anche se molto corta, si fa veramente in fretta, però ci sono alcuni passaggi che mi piacciono particolarmente. L'unica cosa è che essendo molto bassa si può fare a settembre, non che so, luglio o agosto, perché in quelle stagioni si muore. Riva del Garda incredibile, abbiamo parcheggiato la macchina perché ci aspetta uno dei borghi più belli d'Italia, Canali di Tenno. Questo di canale conferma, è veramente bello e caratteristico. Canali di Tenno è una tappa obbligatoria per tutti coloro che trascorrono una vacanza nel Garda Trentino. Sono secoli che non vado lì. Che impressione, non c'era tutta quella cosa, quelle luci l'ultima volta che ci sono stata. Devo tornarci. Ma bellissimo l'hanno fatto. Continuiamo e andiamo in Val di Fiemme. Dov'è che andate in Val di Fiemme? Mezz'ora di macchina e siamo arrivati al parco naturale di Paneveggio. Paneveggio vi ho già portati. La sessione sarà una sorta di circuito ad anello, è un percorso didattico dedicato soprattutto alle famiglie e ai bambini. Anche quello ve l'ho fatto vedere nel video invernale in cui andavo a sciare a Pampeago. A Pampeago. Nato da un progetto dalla giornalista Beatrice Calamari e dall'artista Marco Nones, accompagna la scoperta di installazioni artistiche di land art realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo. Ah, c'è lo scivolo, quello con... come si chiama? Sono una specie di vagoncini che vanno giù. Buongiorno! Siamo partiti in direzione Fai della Paganella, ragazzi, è la mia prima volta in Trentino, non vedo l'ora di arrivare.
Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito perché mi sembrava tantissimo una marchettata. Ho anche lasciato un commento sotto il video chiedendo come mai la scelta di Fai, perché da persona locale non è il primo posto a cui pensi quando decidi di venire in vacanza in Trentino. E non mi è stato risposto, ma non era necessario che mi rispondessero, però rimane un po' la sensazione che sia una marchettata senza dichiararla marchettata, anche perché dopo, quando mostrano l'albergo, c'è questo finale in cui sono loro distesi sui lettini con tutti i petali di rosa, che diciamo non è il servizio standard dell'albergo. Ecco, secondo me aveva un attimo a che fare col fatto che c'era un influencer. E d'altra parte Fai è vicino, comunque sulla strada per Molveno, che ho visto che è molto pubblicizzato, tanto che è il lago che è più conosciuto non solo in tutta Italia ma anche all'estero. Personalmente non mi piace molto, infatti continuo a parlarne ai parenti, a dirlo a tutti: come mai piace così tanto Molveno, cos'ha di particolare Molveno? La ragione per cui a me non piace è che c'è una spiaggia enorme e le persone sono tutte assiepate una sopra l'altra, stando lì a pigliarsi il sole, perché non c'è neanche un briciolo, sì, dai, c'è un po' di ombra volendo, però è difficile trovarla, e tutto il giorno sulla spiaggia. C'è da dire che a me non piace stare tutto il giorno sulla spiaggia, io stare ferma non ci riesco, e con tutte le montagne intorno mi chiedo cosa ci faccia la gente distesa sulla spiaggia di un lago. E questa è probabilmente la ragione per cui a me non piace, ma non significa che il lago non sia bello, anche perché, come mi hanno fatto notare i parenti, c'è un bellissimo panorama tutto intorno che bisogna riconoscere che c'è, e soprattutto se si viene da ambienti molto diversi probabilmente colpisce molto più che quello che colpisce la sottoscritta. Ma più che altro come facciamo? Questo è il paesino di Molveno, che è super carino, abbastanza caratteristico, e dai. Sapete cosa? Mi sto un po' stufando di guardare video, per cui io direi che per oggi chiudiamo qua. Fatemi sapere se vi può interessare vederne altri, se avete altri video che volete mandarmi da commentare, da quantomeno vedere. E con questo vado a concludere. Noi ci sentiamo tra qualche giorno con il nuovo video, e nel frattempo auguro a tutti una buona giornata.